siamo al Museo degli Strumenti Musicali a Santa Croce in Gerusalemme e proprio alle mie spalle potete vedere una serie di quadri del maestro Adriano Maraldi, uno degli ospiti d'eccezione di una mostra che vuole coniugare arte, pittura e musica e che potrete visitare fino al 30 dicembre. Questa serie di quadri del maestro Maraldi arrivano addirittura da Parigi, siamo alla fine degli anni 60. Sì, io trovo che questo probabilmente era anche un suo divertissement, cioè un modo di porre attenzione alla musica, una serie fatta sul jazz, dove l'importanza degli strumenti del jazz vengono rappresentati in forma anche molto sciolta, molto veloce, molto da illustrazione. Ovviamente Maraldi è molto capace di variare e ha variato negli anni il suo linguaggio artistico. In questo caso ci troviamo, e lui ha voluto fare anche un omaggio alla mostra, questa sua serie appunto fatta di suonatori di quel sapore delle cantinole, di quei locali newyorkesi e anche dei americani, da un sapore lontano, fatti a Parigi, quindi lui fuori, e con la rappresentazione di una capacità grafica che assurge come fatto primario anche nella freschezza che dimostrano i quadri. Sono veloci, molto anche poco costrutti di colore, perché era importante dare interesse all'espressione di chi suonava, degli strumenti suonati. Arte, un acronimo per armonia, colori, ritmica di immagini, tempo di segni e musica di forme. Una sinfonica passeggiata tra i colori, dove un traffico di strumenti provenienti dal passato fa da corollario a forme e linguaggi emozionali, dove la sintesi tra le arti è il suggello all'operatività della curatrice e dove le istituzioni accompagnano per mano sulle strisce musicali del sensibile in un concerto di bellezza dove si sposano emozioni e opere di ogni tempo. In questo contesto si inserisce la rassegna di circa 40 artisti che con tecniche e linguaggi diversi si propongono di dare un compiuto segno di presenza nel panorama artistico contemporaneo. La curatrice della mostra, Teresa Coratella, ancora una volta offre una possibile condivisione tra arte e storia, tra musica e arti visive, in uno scenario unico, il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, che per ricchezza e pregio degli esemplari conservati risulta il maggiore istituto europeo di questo tipo. Tra gli altri ospiti d'eccezione, oltre la curatrice della mostra, Roberta Filippi e Tito Livio Mancusi. Teresa, mamma, artista, è sempre in prima linea per promuovere l'arte e aiutare i giovani. Sì, buonasera a tutti. Oggi ci troviamo qui al Museo degli Strumenti Musicali. Questa iniziativa è un progetto, si chiama ARTE, che è un acronimo, che ho ideato io, però viene in realtà presentato e curato dal dottor Salvatore Giovanni Battista Grimaldi. Io in questa fase, insomma, ho collaborato con questo progetto e come artista soprattutto. In questione ho esposto alcune opere, una di queste proprio a tema per questa iniziativa, dove di solito gioco molto con i colori, l'esplosione dei colori, la sovrapposizione, quindi anche cercando delle trasparenze. Abbiamo alle spalle l'opera proprio della curatrice Teresa Coratella, che gioca molto su questa sua, su questo suo dato sensibile. Tutte le linee assiali che lei utilizza per fare questi giochi di dinamica, e infatti il quadro dimostra una grande dinamica, e sono lavorati chiaramente in astratto, ma hanno una grande forza di rappresentazione di quello che è la capacità interiore di muoversi, del pensiero, dell'anima, che ripreso e riportato come fatto concreto con cromie su tela ci danno questa sensazione intanto di profondità estrema, perché le velature una sull'altra riducono il senso di materia e ne danno un senso invece di grande rarefazione, quindi questa trasparenza che ci porta lontani oltre anche la dimensione rappresentata è una rappresentazione di un sensibile profondo che Teresa riesce a mettere con molta capacità nelle sue opere.
Ciao. L'artista Roberta Filippi sceglie invece delle opere in cui si incontrano le arti della pittura e della manifattura. Nel mio percorso d'artista, spiega Filippi, parto dalla mia propria essenza, dalla mia anima. Solo così riesco a toccare anche l'essenza delle cose e sono consapevole, nella mia visione, di essere unita all'anima del mondo. Per me l'artista è individuale e universale allo stesso tempo, prosegue Filippi. Viaggio attraverso territori d'ombre, zone di buio profondo, di una luce nera, così come percorro zone di radiosità. C'è differenza, ma non c'è separazione tra buio e luce. La mia anima d'artista conserva la capacità di uno stupore infantile di fronte a questo mondo pieno di splendore e di buio. Ne attraversa i lati oscuri esattamente come quelli di luce, senza vedervi interruzioni o separazioni, ma riconducendo tutto, conclude l'artista, ad un'unica visione che unisce la mia anima e la mia opera all'universalità del mondo, alla sua bellezza terribile, al suo splendore. Molte persone si sono soffermate di fronte a questo quadro del pittore Mancusi. Lei cosa ci racconta? Ma diciamo che Mancusi, ovviamente è evidente il viaggio, in questo caso l'artista ci ha anche indicato che è un viaggio di ritorno, ma io credo che la gente si sia fermata soprattutto perché questa figura è una mezza figura, questa figura non ha una fine, non ha una testa, non se ne vede i connotati, e allora è un ricordo? Allora è un passaggio tra una dimensione del reale rappresentata e quella che invece era un'aspettativa ricercata? E allora il treno, il binario che non finisce mai, che va all'infinito, è pur sempre il nostro filo con la vita, ha un'andata e un ritorno continuo verso un'aspirazione, verso un sogno, verso una grande delusione, verso una sensazione comunque di perdizione continua, perché noi se pensiamo con l'anima e col cuore abbiamo una sensazione, se vediamo il mondo esterno abbiamo una tentazione. Cosa risponde l'artista Mancusi al critico d'arte? Cosa ha voluto comunicare con i suoi quadri? Allora, ogni quadro ha un messaggio un po' diverso, insomma, la particolarità, diciamo, è lo studio di queste idee, che spesso, insomma, faccio inizio con i colori, continuo con, ci sono delle elaborazioni grafiche che faccio al computer e a volte mi fermo già lì, per me, insomma, l'opera, insomma, finisce lì come elaborazione grafica, non vado con i colori sulla tela, spesso invece, e questo è il risultato, insomma, porto con i colori sulla tela le mie idee. La risposta, insomma, a quello che diceva il critico, il titolo del quadro è Viaggio di ritorno. C'è questa donna che simbolicamente non si vede il volto, però, insomma, diciamo, per me è perché, insomma, può essere una qualsiasi donna, insomma, e torna da un viaggio e ha una borsa rossa che rappresenta delle esperienze positive che si porta dietro. Parliamo degli artisti in concorso, in cosa si sono dovuti cimentare? Ma qui la rappresentazione ovviamente è legata alla musica e quindi ovviamente gli artisti, senza andare nello specifico di ogni artista, hanno rappresentato in varie formule quello che potevano essere la rappresentazione della musica attraverso gli strumenti, attraverso l'armonia, attraverso i suoni, attraverso l'emozione che l'armonia della musica dà, e quindi in varie sfaccettature di figurativo. Un figurativo più realistico, un figurativo più fantastico, un figurativo più da sogno. Le interpretazioni sono tante e infatti le opere in concorso esprimono tutto questo. Poi ci sono artisti che chiaramente passano per un'espressione più interiore, quindi un'emozione più diretta di quello che la musica può rappresentare, e passano questa interpretazione attraverso il dato anagonistico, che è quello dell'informale, quindi più una forza gestuale che possa rappresentare anche la forza dei suoni come fatto di energia, e quindi sono tante rappresentazioni. Credo che è molto misurata ed equilibrata anche la capacità da parte dei curatori e della curatrice di aver messo insieme tutta una serie di artisti che, pur provenendo da più zone d'Italia, hanno saputo interpretare quello che in fondo la musica ci ha sempre dato, questo senso di armonia generale, cosa che l'arte non sempre riesce a dare, ma che spesso alcuni artisti riescono ad avere anche come propria cifra, così come alcune opere in questo consesso dimostrano.
Durante la mostra, la delegata alle politiche culturali del primo municipio, Annalisa Secchi, ha consegnato gli attestati di partecipazione agli artisti, esprimendo un giudizio molto positivo sulle opere esposte. Io direi bravi, sì, lo sottolineavo anche prima dell'intervento che ho fatto, vado spessissimo in inaugurazioni e devo dire che una cosa che mi ha colpito molto, a parte la bellezza del luogo, è sicuramente la qualità delle opere esposte. Non sempre questa qualità, diciamo, viene garantita, soprattutto le collettive sono un po' particolari, invece qui devo dire che questo elemento è stato messo in evidenza, segno che è stato fatto un buon lavoro di selezione e di, diciamo, valido anche per gli artisti stessi, perché stare poi in una mostra dove c'è una certa qualità sicuramente ha un peso rispetto a iniziative di altro conto. Insomma. Quanto è importante che si crei una rete a livello istituzionale, anche locale, per promuovere l'arte, soprattutto quella contemporanea dei giovani? Beh, io direi che questo è un aspetto fondamentale per poter, diciamo, portare avanti iniziative come questa di questa sera, anche perché, faccio un esempio, a livello municipale noi per esempio non abbiamo spazi nostri che gestiamo direttamente. E quindi, come pure il primo municipio, come tutti gli altri municipi, non hanno risorse illimitate da destinare alla cultura, anzi, diciamo, soffrono molto spesso di tagli. Quindi è fondamentale creare questa rete sia con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio e sia anche con le altre istituzioni intese come comune, regione, provincia, amministrazioni locali, per poter appunto creare quelle sinergie che ci consentano di organizzare eventi che da soli con le nostre forze non potremmo, diciamo, portare avanti. Quindi è fondamentale questo aspetto della rete. Io stessa mi sono trovata, insomma, in anni che faccio il consigliere e che mi occupo di cultura, a, diciamo, promuovere iniziative molto importanti proprio con questo discorso di rete. Non avendo spazi propri, diciamo, non ci appoggiamo, creiamo proprio delle vere e proprie collaborazioni con le altre istituzioni. Era innanzitutto di rappresentare il vicepresidente del Consiglio, che è Mirko Coratti, che oggi è impegnato per le note vicende del bilancio comunale. E il senso comune è comunque quello di rappresentare come Comune di Roma la volontà di essere vicino al mondo dell'arte, così in questa occasione è stata data appunto il patrocinio a questa manifestazione e quindi, diciamo, siamo presenti anche se per rappresentanza in questo caso, in virtù della manifestazione che c'è stata.